Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Torna Marco Risponde, la rubrica in cui rispondo pubblicamente qua su YouTube alle domande che mi ponete su Instagram tramite le storie. Ovviamente se ancora non mi seguite fatelo ragazzi, il profilo sta diventando veramente molto molto figo anche grazie alle vostre foto. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con questa prima domanda. Puoi fare un video anche molto breve sul come fotografare gli orologi? Forse sono io impedito. Allora, non farò un video, ma ti darò dei consigli pratici. Molto semplicemente, luce diurna. Io le faccio così e mi piace come vengono. Luce diurna, evita la luce del sole diretta sul quadrante e mettiti a una distanza piuttosto ravvicinata e cerca di mettere a fuoco tutto il quadrante. Ormai i telefoni moderni, anche di fascia media, come il mio che è un telefono da 200 euro, permettono di fare bellissime foto, quindi sostanzialmente luce diurna quando c'è molta luce, ma non stare mai sotto la luce del sole diretta. Consigli dei siti affidabili per comprare orologi? Allora, orologi di lusso, solo e soltanto Chrono 24. Vai a vedere i video di Matteo Frattini dove parla del sito, spiega veramente tutto per filo e per segno. Comprare orologi normali, quindi sotto i 1000 euro, eBay o Amazon direi che è la scelta più saggia. Domanda forse banale, ma quanto deve essere stretto il bracciale di un orologio? Semplicemente a me non mi piace, sono scomodo a tenere l'orologio largo. Per me l'orologio deve stare ben saldo, come vi faccio vedere adesso, che spostandolo non cade, non casca, sta ben saldo, ma non deve dare quel senso di stretto quando lo tieni che ti dà proprio fastidio. Io dico che deve stare saldo, che non deve muoversi e devi comunque riuscire a mettere un pochino il dito sotto. Per me questa per un bracciale è la misura perfetta. Prossima domanda, perché pensi che nell'immaginario comune sia Rolex il brand per eccellenza degli orologi di lusso? Allora, la risposta è in parte oggettiva e storica, dall'altra parte molto personale. La parte storica riguarda il fatto che Rolex ha sempre prodotto orologi veramente molto, molto solidi e robusti dal punto di vista costruttivo e anche come qualità, erano veramente orologi indistruttibili e lo sono tuttora, hanno questa nomea di essere veramente ottimi da quel punto di vista. Erano orologi professionali e questo passato ha loro permesso di creare un marketing basato proprio su questo. La parte comunque storica riguarda la crisi del quarzo. Rolex è stato uno di quei pochi brand che ha tenuto duro continuamente producendo anche e soprattutto orologi meccanici e sono stati i primi, diciamo, tra i primi a puntare a diventare lusso, beni di lusso più che strumenti professionali come erano un tempo. La parte più personale riguarda il fatto che per me i design di Rolex sono tra i migliori in assoluto. Se pensi ad un orologio, pensi a Rolex. Se pensi al Submariner, pensi all'orologio subacqueo per eccellenza. Quindi io ci sono molto legato, mi piace un sacco e come potrai vedere sto in questo momento indossando il mio Submariner 16610 5 cifre. Per me uno dei più bei Submariner mai fatti. Perché comprare una ferraglia meccanica invece di un impeccabile strumento digitale? Allora, questa domanda credo sia abbastanza provocatoria. Venire a chiederla a me, che sono un amante dell'orologeria tradizionale, è divertente, infatti l'ho scelta proprio tra tutte le altre per essere risposta qui. Allora, non c'è assolutamente da discutere. Gli orologi digitali, i radiocontrollati, i quarzi vari saranno sempre più precisi di un qualsiasi meccanico, avranno bisogno di meno manutenzione. Ma quello che dico io è: tra 50 anni un orologio digitale funzionerà ancora? Hai la garanzia che troverai le parti di ricambio? Un orologio meccanico è sì una ferraglia, ma una ferraglia viva e pulsante, una vera macchina che con la giusta manutenzione è potenzialmente immortale. E semplicemente dal punto di vista dell'appassionato io adoro proprio quel senso meccanico, il rumore che trasmette un orologio, la carica che gli dai e il fatto di poterlo volendo dare anche a mio figlio o che ne so chi ce l'avrà tra 50 anni. È bello pensare che gli orologi meccanici non siano proprio nostri, e questo è anche, mi sembra, uno dei motti commerciali di Patek, ossia il fatto che tu lo possiedi ma in realtà non è tuo, perché prima o poi dovrai tramandarlo e sarà sempre vivo, sempre pulsante. Andiamo avanti. Quali fattori determinano se un orologio si rivaluterà? Ti rispondo semplicemente così. Vai a vedere il video che ho realizzato in collaborazione con il mio amico Pietro Michelangeli. Ti lascio qui sopra nelle schede il link. Come mai i Rolex non sportivi non hanno mercato? Semplicemente perché non vanno di moda. La gente desidera gli orologi sportivi Rolex. Per l'immaginario collettivo, Rolex sono il Sub, il GMT e il Daytona. I modelli molto semplici, solo tempo, non vanno di moda ed è per questo che non hanno mercato. Consigli anche ai neofiti il meccanico, o meglio il quarzo, andando prima per gradi.
Allora, per me il miglior modo per appassionarsi all'orologeria è comprare un bello orologio automatico o carica manuale, ancora meglio. Questo perché comprare un quarzo non è la stessa cosa. Quando compri un orologio al quarzo puoi potenzialmente anche dimenticartelo nel cassetto, quel giorno te lo sei dimenticato a casa e dici vabbè, tanto non si ferma. I primi giorni, i primi momenti a contatto con un orologio automatico sono particolari perché sei consapevole del fatto che ogni istante che tu ce l'hai al polso, quello lo stai caricando, lo stai continuamente alimentando e che senza di te lui non va, lui dipende assolutamente da te ed è forse una delle scintille che fa nascere la passione. Quindi io dico, quando iniziate compratevi un bel muletto automatico e godetevelo, vedrete che secondo me qualcosa potrebbe scattare. Come mai pensi che i Rolex venduti dai reseller non dovrebbero essere pagati più del listino? Semplicemente perché il listino è indicato da Rolex, quello è il prezzo reale di un orologio Rolex. E la bolla, secondo me, l'enorme bolla che si sta creando in questo periodo, soprattutto sulla triade di orologi sportivi Daytona, GMT e Sub Hulk, per me non sta né in cielo né in terra, perché potrebbe esserci una mossa dell'azienda un domani che cambia le carte in tavola e chi ha pagato questi orologi così tanto se la beccherà sostanzialmente. Quindi per me il prezzo reale per far bene alla community e per far bene al mercato da pagare per questi orologi è quello o appena appena di più, se proprio sei matto che lo vuoi pagare subito. C'è gente che compra un Submariner 116-610, 1000 euro in più pur di non aspettare quei 2-3 mesi di lista d'attesa, ma ne vale la pena? Ragazzi, le prossime domande le metto tutte insieme perché riguardano più o meno lo stesso argomento. Sono: dove e come ti vedi tra una decina d'anni? Come immagini il futuro di Wrist Addiction tra 5 anni? Praticamente la stessa domanda. E quale pensi possa essere lo sviluppo del canale? Ragazzi, quello che sto costruendo, partito come passione, io il mio sogno è quello di trasformarlo un giorno nel mio lavoro. Attualmente sta già diventando il mio lavoro, perché io ricevo dei ricavi da YouTube, anche con le collaborazioni, la monetizzazione, Patreon e il link affiliato Amazon che lascio qui sotto nelle descrizioni, ma è ancora poco. In realtà quello che sto costruendo adesso è cercare di aumentare il bacino di utenza, far crescere la community, per poi in futuro aprire quello che era già il mio sogno prima del canale, aprire un negozio di orologi vintage. Cioè questo in realtà sarebbe proprio il mio sogno definitivo nel cassetto, ma ne riparleremo tra qualche anno, dai. Aprirai mai un canale YouTube dove suoni il sassofono? Ragazzi, chi mi segue su Instagram l'avrà visto, io sono sassofonista, diciamo ero sassofonista, ho suonato per tanti anni quando ero ragazzo. Non aprirò un canale perché mi vergogno tanto e sono molto molto arrugginito. Le migliori maison, il rapporto manifattura-bellezza del movimento. Ti rispondo semplicemente con Jaeger-LeCoultre. Come trattare gli automatici se non si usano spesso? Allora, quando hai tanti orologi, ma se avete visto il video della mia collezione vi renderete conto di quanti orologi ho, io una volta ogni 10 giorni, 2 settimane, quelli che non uso vado, li agito un po', li carico e li faccio correre, semplicemente perché mantenere lubrificati i movimenti fa bene al meccanismo, anche e soprattutto quando hai tanti orologi e non puoi usarli tutti. Il prezzo giusto ad oggi per un Seiko Panda. Grazie mille, Mitico. Grazie mille a te. Per me il prezzo giusto per un Seiko Panda, ricordate che i prezzi che vedete in giro sono un po' ballerini perché molti sono aftermarket con parti che non si capisce se sono false, buone. Per un Panda completo, solo testa, direi 1000 euro. 1000 euro. Per un Panda in ottime condizioni, solo testa. Se aggiungi il bracciale vai oltre i 1200-1300. Perché c'è gente che spende anche 300-400 euro solo per il bracciale. Pensate questo, è un bellissimo, bellissimo orologio. Mettete insieme tutte queste caratteristiche: cronografo, automatico, stile Panda, anni 70, super vintage, raro, super ricercato. Tutto questo a 1000 euro, che per me, secondo me, è ancora molto abbordabile. La gente che dice che è caro, secondo me se ne pentirà di non averlo preso tra qualche anno. Sei stato a Baselworld 2019. Cosa pensi del Bulgari Octo Finissimo Chronograph? Bellissimo. Fantastico. Orologi Zin, che ne pensi? Stesso discorso, mi piacciono veramente tantissimo. È uno di quei brand che offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. E devo dire che non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora di mettere le mani. Sono un po' indeciso o sul 104 oppure sul cronografo, mi sembra sia il 103. E veramente mi piacciono tantissimo, tantissimo. Non vedo l'ora di comprarmene uno. Cosa ne pensi del Bulova Lunar Pilot come alternativa per chi non può comprare un Moonwatch? Penso che è un orologio eccezionale, un tantino grande, quindi devi essere consapevole che non è per polsi minuscoli, ma ha un ottimo movimento al quarzo, forse uno dei più fantastici e avveniristici degli ultimi anni, ossia il Bulova Citizen ad alta frequenza,
che offre altissime, ottime performance e una qualità costruttiva veramente di livello. Ed è un orologio iconico a modo suo, perché è andato anche lui sulla Luna. Andate a guardare la sua storia, ma magari ti dedicherò un video proprio per lui. Comunque lo adoro, fantastico. Ti piacerebbe lavorare in un negozio di orologi? Beh, ho già risposto con la domanda di prima. Ragazzi, ultima domanda, che in realtà sono due. Quali sono le operazioni di una revisione completa di un orologio meccanico, costi? E l'altra è: ogni quanto è consigliabile far revisionare un orologio meccanico? Unisco le risposte. Per rispondere alla prima domanda, le operazioni per revisionare, per fare una vera e completa revisione di un orologio meccanico sono innanzitutto lo smontaggio di tutte le parti, con pulizia se c'è dello sporco, eccetera. Lubrificare i rubini e tutte le parti che hanno bisogno degli oli speciali per essere dopo rimesse in sesto, e cambio delle guarnizioni, test se riguarda un diver per l'impermeabilità. Insomma, se è una revisione fatta bene, l'orologio torna praticamente nuovo. Per rispondere alla domanda successiva, ogni quanto è consigliabile farlo revisionare, diciamo che Maurens ha già risposto a questa domanda per quanto riguarda alcuni tipi di orologi. Io dico 3, massimo 4 anni per orologi vintage, quindi proprio orologi che hanno massimo 30-40 anni, hanno bisogno di molte cure perché gli oli si seccano, rischiate di rovinarli, quindi sempre fateli revisionare. Orologi moderni, appena comprati, potete stare tranquilli anche per 7-8 anni, non vedo problemi. E orologi che hanno una decina d'anni sulle spalle, 5-6 anni, secondo me è quello. I costi per una revisione completa, immaginate questo, non cambiano molto se pensate a un Seiko SKX, a un Rolex Submariner, le complicazioni sono praticamente quelle. Per una revisione vera e completa ci vogliono 150, minimo 100 euro, quindi direi 150-200 euro per un orologio non particolarmente complicato, e per i cronografi saliamo un po', siamo sulle 300-400 euro per i cronografi di lusso. Ragazzi, anche questo episodio di Marco Risponde termina qui. Ne volete altri? Ditemelo qui sotto nei commenti, e se volete partecipare, ovviamente, seguitemi su Instagram. Se volete supportare i contenuti di questo canale in modo attivo, potete farlo su Patreon, una piattaforma che permette a creatori di contenuti come me di portare avanti il proprio progetto su YouTube grazie alle donazioni completamente libere di voi follower. Praticamente Patreon dà la possibilità ai donator di avere anche dei privilegi in base alla fascia di donazione, come ad esempio contenuti esclusivi o video in anteprima, quando possibile, o anche l'accesso, importante, l'accesso a un gruppo Telegram riservato unicamente ai Patreon, dove ci sono dentro anch'io e dove potrete avere un contatto più diretto con me o anche darmi consigli sullo sviluppo del canale. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like qui sotto, che come vi ricordo sempre aiuta tantissimo il canale nella crescita. Magari commentate per farmi una domanda o aprire un dibattito anche con gli altri utenti. E se desiderate supportarmi e ricevere altri contenuti sul mondo degli orologi in futuro, iscrivetevi cliccando questo link. Grazie a tutti!